Buongiorno, signora. Ah, buongiorno, capitano. È appena tornato? Sì, e ho voluto vederla subito per sapere se ha ricevuto la lettera che le ho scritto quando era in città. E soprattutto se l'ha letta. Sì, l'ho letta. Spero almeno che mi sarà concesso stringerle ancora la mano. Certo, non abbiamo cessato ad essere buoni conoscenti. Sono profondamente mortificata per quello che è successo qui prima della sua partenza. Ma perché? Non è il caso. Sono i segni della sua grande sensibilità. Ma poi, vede, finisce per prevalere la ragione. Com'è indulgente lei. E è stata piacevole la licenza? Sì, molto. Confessi che lei è andato in città esclusivamente per incontrare la mia rivale. Per indovinarlo non era necessario un intuito particolarmente acuto. E tornerà da lei? Il più presto possibile. Se otterrà un'altra licenza. Perché non dovrei ottenerla? Potrei fargliela negare. Parlerò io a mio cugino. Signora, sia più gelosa della sua dignità. Non offenda il suo amor proprio. Ognuno si ama come più gli aggrada. Lei ama molto quella donna. Gliel'ho scritto. Alla follia. È bella? Molto. È buona? Un angelo. E perché non la sposa? Ha già un marito. E lei la stima? Sì. E poi la stima non è una condizione dell'amore. Non è vero, ma non importa. Smettiamo di tormentarci l'uno con l'altra. È umiliante e indegno di noi. Buona e mite, lei mi è cara. Ironica e sprezzante, mi è indifferente. Gliel'avevo detto un giorno che ho difetti imperdonabili in una donna. Oltre la bruttezza, si intende. Mi dispiace per lei e per tutti. Io non sono né buona né mite. Bene, la nostra situazione è ora chiara e definita. Spero che non avremo più motivo di parlare di noi due. In modo personale, intendo. Nutriamo le stesse speranze, capitano. Anzi, possiamo anche sperare di non vederci più. Forse sarebbe utile. Ho da fare adesso. Vada pure.